Buon pomeriggio, ancora ben trovati da Letizia Vicidomini, il nostro pomeriggio della domenica, il nostro andare lento, fluente, insomma, e un po' rilassato del pomeriggio, del giorno di festa, come sapete, è sempre arricchito dall'arrivo di ospiti, ospiti naturalmente virtuali, ma che sono insomma realissimi e che ci raccontano le loro avventure. Molto spesso sono avventure di carta. Sto per parlarvi di un autore che fa parte di una collana della casa editrice Lisciani. Insomma, questa collana ha un bel titolo, mi è piaciuto subito: I romanzi della Blacklist. Quindi, se siete stati cattivi, probabilmente sarete in questa lista nera. No, il tutto è per indicare una serie di romanzi che hanno appunto un'impronta smaccatamente nera, ma che sono rivolti a un pubblico più o meno giovane. Infatti, la storia della quale stiamo per parlare ha come protagonisti proprio, insomma, dei ragazzi, un gruppo di ragazzi che si trovano ad affrontare una storia probabilmente più grande di loro. Si intitola Gli irregolari di Salita Sospiro, lo ha scritto e ce ne parla Alessio Romano. Ben trovato Alessio. Buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, una bella domenica. Ma sì, veramente insomma piacevolissima. Poi quando si fanno due chiacchiere in amicizia, devo dire, è sempre molto bello. Dunque, tu sei nato a Pescara, insegni scrittura creativa e organizzi insomma parecchi eventi. Soprattutto mi ha colpito il fatto che sei un instancabile viaggiatore, il che, come dire, per uno scrittore è sicuramente una condizione ideale per trovare un po' idee di qua e di là. Ma come ti è venuta l'idea di questi ragazzi? Ma in realtà viene più dalla mia esperienza di insegnante di scrittura creativa, per cui alcuni, diciamo, dei personaggi sono in parte ispirati a tante persone che ho incontrato, però mi interessava, ecco, mettere in scena un gruppo di giovanissimi adolescenti, fanno il primo superiore, alle prese però con un delitto che in qualche modo simboleggia anche l'entrare in contatto col mondo degli adulti, che purtroppo, come sappiamo, non è sempre solo un mondo positivo per Certo. i ragazzi. E infatti, come in tutti gli altri libri della Blacklist, si va proprio a guardare la parte più noir, più nera, più legata al mondo del delitto, della società. Senti, questi ragazzi, la cosa che mi ha colpito molto, perché io l'ho letto veramente in un soffio perché è gradevolissimo, si Grazie. riuniscono, ma figurati, si riuniscono, si vedono in una casa su un albero, che questa è una cosa che mi è piaciuta da morire perché io, insomma, di vecchio stampo un po' l'avrei sempre voluta una casa su un albero, purtroppo, insomma, vivendo in una città non è stato mai possibile. Ce l'hai avuta tu una casetta del genere? Sì, ce l'ho avuta, ero Sì. proprio un ragazzino, c'era un campetto diversi anni fa, diciamo, e in pratica con alcuni amici c'era questa casa su un albero, poi credo sia crollato sia l'albero che la casa, anche perché poi purtroppo sembra un po' la canzone di Celentano, però adesso al posto del Certo. campetto ci sono palazzoni Beh. e quindi è finito tutto vittima dello Dell'abusismo. sviluppo. Sì, Certo. comunque del cemento, diciamo. Però mi piaceva anche a livello simbolico il fatto che questa casa sull'albero, che è anche il posto dove questo club degli irregolari si riunisce in omaggio poi agli irregolari di Baker Street di Sherlock Holmes, fosse anche una sorta di bolla, di luogo sicuro dove questi ragazzi, grazie alla loro amicizia che li lega, riescono anche a sfuggire alle problematiche che poi per loro sono quelle più importanti, più gravi, il bullismo, Certo. anche che si manifesta attraverso i nuovi mezzi di comunicazione social e anche tutte le problematiche sociali. Sono dei ragazzi un po' particolari, almeno due di loro sono italiani, anche se diciamo non burocraticamente, perché Sì. sono figli di migranti, sono migranti di seconda generazione che però pensano italiano, parlano italiano e sono italiani a tutti gli effetti. E con loro ci sono altri due, un ragazzo, altri due ragazzi, sono due ragazze e tre ragazzi che insomma vivono in questa casa sull'albero la loro passione per il mondo del crimine, del giallo, e quindi giocano di ruolo a Sherlock Holmes, leggono, si scambiano libri polizieschi, articoli di giornale, e poi a un certo punto però, questo è l'inizio del libro, proprio succede qualcosa che li riguarda da vicino, riguarda da vicino anche come sono diventati amici, perché sono tre ragazzi che hanno fatto le medie insieme, Sì. poi come spesso capita si sono separati nella scelta del liceo e scompare misteriosamente la loro professoressa di italiano delle Che medie. si chiama Signorina Forte Amore, che mi è piaciuto molto questo nome e ha una simbologia anche questo, poi tutto sommato. Ma sì, poi quando uno scrittore sceglie i nomi,
cerca sempre di non nascondere degli indizi. In realtà poi è un cognome che ho inventato perché non esiste, diciamo, mi suonava bene, però dava quest'idea comunque di caratterizzare molto positivamente questa figura, sì, che appunto è quella che li ha fatti diventare amici, quella che ha fatto passare loro la passione per la lettura, da cui poi nasce anche la passione per l'indagine. Quindi partono e cercano di fare delle indagini in realtà ai limiti, no, di quello che dovrebbero fare oppure no, perché poi vanno contro quello che è il lavoro degli adulti, del mondo della polizia. In particolare c'è una importante agente di polizia che è la madre di una di loro, addirittura un po' lei spia il lavoro della madre per cercare di avere informazioni utili alla loro indagine, diciamo, la loro indagine privata. Non sveliamo altro, ma invitiamo appunto a leggere con tutta la gioia, insomma, di cui necessita, perché ecco, è una produzione fresca quella della Lisciani, e quindi fresca anche di, come dire, di conio, per cui noi sicuramente la seguiremo con grande piacere. I romanzi della Blacklist, Gli irregolari di Salita Respiro. Alessio, prima di lasciarti, considerato che sei uno che ha scritto anche D'amore e Baccalà, insomma, pubblicato nel 2018, vuoi fare un saluto agli amici di Giallo e Cucina? Ma certamente, anche perché diciamo che quello per il delitto, quindi per il giallo, è una passione, però la vera passione poi è quella per la cucina, per quanto mi riguarda. E poi insomma, l'importante è cenare, poi se c'è anche il delitto ancora meglio, però la prima e più importante cosa è quella per la cucina, quindi li saluto con grande affetto. Io poi li seguo sul web, quindi ho piacere anche a salutarli, certo, loro, come tutti quelli che ci hanno ascoltato. Perfetto, grazie ad Alessio Romano, noi ci sentiamo prestissimo e buona domenica a te. Buona domenica.